Sì, l'opportunità del 50° dei bronzi di Riace deve servire al nostro territorio per rilanciarlo a 360 gradi, quindi è un'opportunità che non possiamo farci sfuggire. Come città metropolitana siamo onorati di poter svolgere questo importante ruolo di coordinamento, ovviamente che terrà dentro tutti coloro che hanno già manifestato nelle diverse settimane questa voglia di partecipare in maniera attiva all'organizzazione di questo importante evento. Ovviamente il tempo stringe, quindi da questo momento in poi non si può più scherzare, bisogna rapidamente andare a formulare quello che sarà un programma definitivo di quello che andremo a realizzare da qui alle prossime settimane. Uno spirito veramente costruttivo che oggi abbiamo riscontrato per l'ennesima volta qui a Palazzo San Giorgio, perché abbiamo realizzato l'iniziativa che vede coinvolti tutti gli attori istituzionali del territorio per la celebrazione del cinquantenario del ritrovamento dei bronzi di Riace. Allora la città metropolitana eserciterà un ruolo di coordinamento su questo, un ruolo di coordinamento con tutti e tra tutti gli attori istituzionali del territorio, perché la città metropolitana, diciamo, è sostanzialmente la mamma di 97 figli. Uno di questi figli è il comune di Riace all'interno del quale sono stati trovati i bronzi di Riace tanti anni fa. Sicuramente il mondo della cultura sarà il protagonista di questo evento, ma non possiamo non cogliere l'occasione per spingere fortemente sul nostro comparto delle attività produttive. Quindi in collaborazione fondamentalmente con la Camera di Commercio abbiamo inteso organizzare questo incontro con le associazioni di categoria, perché dall'ascolto degli operatori sul campo potremo addivenire ad un programma di singoli eventi che riguardino il mondo dell'artigianato, dell'impresa, del commercio, del turismo, quindi degli alberghi, perché evidentemente pensiamo che questa occasione, questo evento possa e debba essere un'opportunità per il territorio in termini di crescita economica, un evento che ovviamente è gratitissimo soprattutto in una fase in cui ancora non siamo usciti dalla crisi pandemica e quindi dalla crisi economica sostanzialmente.